saluto a tutti e benvenuti sul canale del Club La Scommessa in compagnia di Poker Probat e di Bet3. Però ha già una mano all'attivo con QJ a picche, quindi avrà modo di rifarsi. Seguiamo la mano di Bet3, visto che io sto sempre in fold. Rilancio di 4 bui. Bel rilancio, più del piatto, diciamo. Su 125 di piatto hai puntato 200, diciamo. Hai dimostrato una mano forte, molto sì. Forte. Però comunque può andare a progetto di scala, colore. Top pair. E 3 quinti di colore. Rilanceremo un piatto. Prendiamo sì, il piatto, sì. Vediamo chi ti segue. Anche perché regalare le carte gratis non vale mai buono. Sì, non è mai buono. Io voglio seguire lo stile di Bet3 rilanciando da cutoff, cercando di non perdere tanti pesci perché non abbiamo visto in due. Come al solito flop mancato, però vado di piatto per intimidire i miei avversari. Uno l'abbiamo intimidito, l'altro non sembra tanto intimidito e dunque niente, cerchiamo. Anche perché lo stack di Poker Proba sta un po' diventando, sì, sta dimagrendo piccolino. Sta dimagrendo con queste giocate di Poker Proba. Perché non leggo mai, non faccio mai niente, non consigliamo Poker Broba di darsi all'ippica. Grazie per l'incoraggiamento. Comunque adesso finalmente faccio un rilancio con asso 10. Sempre da fuori posizione. C'è il grande buio che ci sta pensando, ha deciso di fare call. E l'asso c'è. L'asso c'è. Dunque io direi mezzo piatto per cercare di speculare qualcosa, sempre se il mio avversario c'ha asso 4. Niente, abbiamo vinto un bel piatto, un piccolo piattino, giusto per mangiare per qualche mano. 60esima posizione su 84. Molto incoraggiante per Poker Combat. Il grande buio mi porta fortuna, dunque seguirò la scia del grande buio. E infatti doppia coppia sorpresa, siccome Brad ha rilanciato, io faccio un check raise, dunque faccio prima un check aspettando il raise del mio avversario. A questo punto faccio un per 2. Ok, salutiamo. Non regaliamo carte perché non si sa mai come va a finire. Nel frattempo Bet3 ha una coppia di 7 in mano e rilancia 4 bui per non regalare carte. Beh, io faccio fuori. E adesso tocca a me con un KQ off. Da posizione di cutoff faccio 3 bui e vado ad aggredire i miei avversari. Altra mano positiva per Bet3 che da bottone c'ha Q10 off e fa un call. Il mio primo cliente l'ho trovato. Due clienti e flop mancato, mentre Bet3 che c'ha mancato anche lui. Allora, io faccio mezzo piatto per vedere cosa hanno in mano i miei avversari. Bet3 invece rilancia un piatto, essendo bottone, gli altri non hanno rilanciato, spaventeremo gli avversari. Qui mi hanno rilanciato, l'altro ha collato, io faccio fold perché ho mancato il flop. Anche per, potrei migliorare la mano se uscisse una dama o un K, però se escono... Nel frattempo Bet3 ha vinto il piatto rilanciando senza nulla e adesso ha una coppia di donne. Dama di fiori e dama di quadri. Rilancio di Bet3.
Io qua invece avrei fatto scala se aggredivo i miei avversari. Collato direttamente dal bottone. Guarda che mano che devo vincere io. Vabbè, foldiamo anche questa. Ma speriamo che Betrayz riesca a fare qualcosa di decente. Boh, buono, buono, 7-7. Solo sul 7 praticamente, ho un progetto di colore di picche potrebbe risultare negativo. Ovviamente Aggrediamo gli aggrediamo rilanciando avversari, il sì. piatto per non dare Ok, qui c'è un carte. re-raise, c'è una coppia in mano, quello Ma la dobbiamo vedere. non buttarle tutte. Tanto alla fine te le butta tutte, te le butta. Ovviamente faremo lino. Tanto te le butta tutte alla prossima mano. Al prossimo giro, volevo dire. Infatti, 10-10, è una coppia, buono, buono, buono. Un K. L'avversario c'ha 10-10 e il grande piatto di Betrayz che sale, grande, dammi 5, sale in terza posizione, zona premio, zona premio, ti chiameremo Chiappaduro, ti chiameremo Chiappaduro, ti chiameremo, altro che Betrayz. Io mi trovo da grande buio, oggi è la mia, Come al è la solito, giornata del grande buio e sale ancora dunque Betrayz in seconda posizione. Niente, faccio un semplice check. Flop mancato, c'ho tre carte a cuori e io faccio piatto, guarda, Sì, ma faccio certo, sono piatto, altre vediamo che cosa affiche fa. Oh, lanciate nel vuoto. è tutto ce l'hanno questi qua. Vabbè, sicuramente avrà una carta a cuori. Io avrei rilanciato. No, la fortuna che c'ho oggi. Guarda. Siamo arrivati alla nostra pausa, interrompiamo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Saluto da Poker Probat E e da... Betrace. Ciao!